Nel panorama mondiale l'unico alloro iridato sfuggito agli italiani è quello della classe 3D. Se lo è aggiudicato l'inglese Birney, coadiuvato da Sinclair, che ha vinto le ultime due gare in programma. Migliore dei nostri in questa classe, ove tutte le barche hanno motori fuori bordo, è stato Soldri, che ha gareggiato in alcuni casi con Merlano ed in altri con Punzio. Senza inattese noie meccaniche, Soldri avrebbe forse potuto aspirare a qualcosa di più. Ma il dominatore vero della classe 3D è stato il Katana, condotto dai siciliani Nello di Raimondo e Pippo Zappalà. Secondi nella prima gara, sono stati ingiustamente squalificati nella seconda ed hanno finito innervositi e consapevoli di aver perso un campionato mondiale decisamente alla loro portata. L'ex pilota di Formula 1 Renzo Zorzi, in coppia con Lino Bardelli, non è andato al di là di un nono posto, dimostrando così che non è detto che un pilota bravo su terra lo sia altrettanto in acqua. C'è da dire infine che a livello continentale i nostri hanno dominato anche nella classe 3D, piazzando Di Raimondo e Soldi ai primi due posti. La stessa classifica si è ripetuta nel campionato italiano, con Bardelli e Zorzi al terzo posto.
Altro loro mondiale è quello conquistato da Radice Villa nella classe più piccola, la 3C. Il successo per i due milanesi si aggiunge a quello europeo e a quello italiano. Con le immagini di Pannel, terzo nella classe 3C, si conclude la panoramica sulle gare mondiali di Poole e Coves. Le classi 2 e 3D si sono disputati i titoli su ben altre acque e a ben altre latitudini più nostrane, nell'incantevole scenario del mare di Ischia.